Un caro saluto, bentrovati. Oggi continuiamo la nostra striscia quotidiana e un periodo che dedichiamo al coronavirus, non tanto alla malattia, al virus, al lato scientifico, quanto a quello sociale. Cosa è avvenuto in questi mesi? Cosa sta accadendo in questi ultimi giorni a seguito di questa fase 2 che ha visto un po' in tutta Italia la ripresa delle attività, seppur con delle limitazioni in determinate regioni. Continuiamo quest'oggi con noi l'avvocato Danilo Giannone del Foro di Ragusa, seppure opera anche nella città o forse soprattutto nella città di Noto. Ecco, è un aspetto quello che oggi ci interessa studiare, verificare, analizzare con l'avvocato Giannone, che la situazione che ci siamo lasciati dal punto di vista legale, con le udienze, i rinvii, le difficoltà ad entrare all'interno dei tribunali, è quello invece che sta accadendo da qualche giorno, tenendo a mente anche che nel frattempo è intervenuta una protesta in tutta Italia che ha coinvolto gli avvocati per l'appunto del paese. Bentrovata, avvocato Giannone. Buon pomeriggio a voi, Come sta? grazie per l'invito. Tutto bene, avvocato? Bene, nella normalità, nella normalità. Com'è ripresa l'attività, avvocato, dopo questi 2 mesi di lockdown, questi 2 mesi di riposo forzato? Beh, diciamo che la ripresa, come un po' tutti, in tutti i settori, è un po' a rilento. Con le problematiche che sono naturalmente comuni anche alla categoria e quindi in quanto appartenente alla società, ma anche per quanto riguarda degli aspetti tecnici che hanno visto e che ci stanno vedendo naturalmente in prima linea per cercare di ritornare alla efficienza del sistema giudiziario. O quantomeno per quello che potrebbe essere, insomma, anche nell'insufficienza, ma certamente non nelle situazioni precarie in cui si trova in questo momento. E certo che per quanto riguarda sia il Consiglio dell'Ordine di Ragusa che il Consiglio dell'Ordine di Siracusa, un po' tutti i COA delle circoscrizioni nell'intero territorio nazionale, hanno dovuto affrontare le stesse problematiche, non per ultimo anche quella, diciamo, del decreto legge, ultimo decreto legge del 16 maggio, il 33 del 16 maggio scorso, che avrebbe uso e condizione, perché in effetti avrebbe dovuto aprire una seconda fase, cosiddetta seconda fase, ma sostanzialmente siamo in una situazione in cui non ci è permesso di lavorare così come lavoravamo in precedenza, prima dell'emergenza sanitaria. La difficoltà che noi incontriamo e che poi è stata manifestata un po' da tutti, e ultimamente anche al COA Siracusa con lo sciopero dei colleghi che hanno voluto manifestare questa situazione di inefficienza del sistema, dovuta probabilmente ad una non coordinamento tra i vari tribunali, e che poi sostanzialmente tutto nasce da un decreto legge o da questi DPCM, e ormai è una, diciamo, una sigla molto ricorrente anche nel linguaggio comune, che sono i decreti del Presidente del Consiglio, che lasciano una certa discrezionalità ai singoli tribunali, ai singoli presidenti dei tribunali, il che significa creare un'ulteriore emergenza nell'emergenza. Ecco, perfetto, perfetto, avvocato, la interrompo. Qual è la connessione, se di connessione si può parlare, tra l'emergenza sanitaria e i servizi resi dal sistema giustizia? Ecco, questo è il nocciolo, diciamo così, della discussione. Sostanzialmente io credo che ci sia per certi aspetti poca connessione.
nel senso che l'emergenza sanitaria è una emergenza che è un dato oggettivo, nessuno può dubitare di questo, perché la viviamo tutti, sia addetti ai lavori che sia utenti del sistema. Ma spesso alcune misure che sono dettate, sono conseguenza di queste norme emergenziali, non hanno nessuna connessione con, mi spiego meglio per arrivare nel concreto, queste disfunzioni che ci sono nelle cancellerie, perché in cancelleria è divenuto difficile l'accesso in cancelleria da parte di noi avvocati, è divenuto difficile svolgere un'udienza così come veniva svolta in precedenza, queste udienze da remoto che sostanzialmente non sono altro, il processo da remoto io lo definirei un videogioco per innocenti, un videogioco innocente per turisti, per giuristi, perché sostanzialmente l'udienza da remoto non è una l'udienza, diciamo, canonica così come prevista dal codice civile. Allora gli avvocati cosa lamentiamo? Lamentiamo l'accesso al sistema giustizia. Io poi, se qualcuno ha magari in questo periodo emergenziale trovato un'alternativa alla celebrazione delle udienze, un'alternativa all'accesso alle cancellerie, eccetera, che sia, mi auguro che sia una parentesi, perché non, il sistema di giustizia non può essere, diciamo, gestito in questa maniera. L'accesso al tribunale, le udienze da remoto non sono delle vere e proprie udienze. Tra l'altro, ora tralascio le questioni tecniche, va bene, ma dico, le udienze da remoto, l'attività forense deve essere svolta all'interno delle aule del tribunale, con un approccio diretto con il giudice, con la difesa, con l'accusa. Mi riferisco soprattutto alle udienze penali. È vero che ci sono delle udienze anche civili che sostanzialmente possono essere fatte in telematico, diciamo da remoto, con sistemi telematici, ma ci sono delle udienze, udienze istruttorie sia nel civile che nel penale, che non possono assolutamente essere fatte con il remoto. E gli avvocati lamentiamo anche, oltre questo, un accesso ai servizi collaterali alle udienze, cioè dire, tutte le cancellerie civili e penali, è impossibile pensare che un avvocato deve chiedere un appuntamento in cancelleria che poi diventa un appuntamento per essere un appuntamento per fare la fila in corridoio per l'accesso in cancelleria. Ecco, tutto questo non è ammissibile, o meglio, è ammissibile se noi lo consideriamo come una breve parentesi, e naturalmente per una questione esclusivamente diciamo emergenziale, appunto straordinaria, ma che questo possa essere un esperimento per trovare un sistema giustizia che navighi esclusivamente con il mezzo telematico e non poter avere accesso ai tribunali, e sicuramente questa soluzione mi troverà contrario per sempre, insomma, ecco. Avvocato, che effetti ha sortito la protesta degli avvocati in Italia, ma soprattutto nel nostro circondario? Ecco, come spiegarvi, le associazioni degli avvocati, che sono diverse e riconosciute tra l'altro anche ufficialmente riconosciute, sostanzialmente vi dovete immaginare un po' come i sindacati degli avvocati, ecco. E allora c'è stata una partecipazione, ma si auspica una partecipazione più presente, più vasta di queste associazioni,
perché sostanzialmente questa attività da parte delle associazioni a livello nazionale ha assortito, ha smosso la sensibilità dei vari presidenti dei tribunali che, ripeto, come dicevo poco fa, hanno una discrezionalità nell'organizzazione dell'ufficio e quindi a secondo del territorio, a secondo delle esigenze, a secondo del personale. Quindi hanno assortito l'effetto di cercare di arrivare ad una forma di compromesso, ecco, dove in effetti in questi giorni l'accesso alle cancellerie sta diventando un po' meno difficile, ecco, e magari con delle udienze che vengono trattate, alcune udienze già vengono trattate mentre altre vengono rinviate, ma diciamo non siamo ancora nella piena efficienza o comunque nell'efficienza che era prima. La verità è che questo coronavirus ha semplicemente accentuato quella che era già una insufficienza del personale in cancelleria, del personale, devono essere fatti i concorsi in magistratura, devono essere fatti i concorsi del pubblico impiego per le cancellerie, perché il vero problema, che ripeto si è accentuato con l'emergenza sanitaria e che ha fatto, diciamo così, sorgere, ha fatto riemergere a grandi linee quella che è l'insufficienza del personale, e che giustamente anche i cancellieri si trovano, il personale si trova a lavorare in una situazione di sotto organico, e quindi ripeto, proprio per questo potrebbe essere un inizio, ha sortito l'effetto di sensibilizzare i vari presidenti dei tribunali, ma questo non basta, non è sufficiente, perché naturalmente noi ci auspichiamo, sia come associazione ma sia come singoli avvocati, e ci auspichiamo che effettivamente questo sia l'inizio di una attività che poi porta effettivamente ad un'efficienza del sistema giudiziario in generale. Avvocato, che dirle? Allora è tutto in attesa di tempi migliori, però come bene diceva lei, questo virus ci ha trovati un po' impreparati in tutti i settori, si è quasi prima improvvisato, poi si è calendarizzato una serie di interventi e oggi siamo qui a parlare di questa fase 2, seppure in tante regioni ancora, non solo per quanto riguarda l'aspetto legato a quello che ha trattato lei, legale, ma anche gli altri aspetti, l'apertura di stabilimenti balneari, di ristoranti, di bar, di esercizi commerciali, diciamo che ci sono delle regioni che hanno dato un appuntamento per l'apertura un po' più distante da quello che invece hanno dato altri governatori di regione. In attesa di tempi migliori, avvocato, io la ringrazio per la sua presenza, per quanto ha voluto dire, perché è importante, abbiamo trattato e continuiamo a trattare diversi segmenti che interessano la vita sociale del nostro paese, anche per dare delle notizie utili, delle informazioni, per comunicare quanto sta avvenendo in città, ma soprattutto in tutta la nostra regione. Grazie all'avvocato Danilo Giannone del Foro di Ragusa, grazie a quanti ci avete seguito, l'appuntamento è per domani. Grazie a voi, arrivederci.